Poco fa il neo segretario di Forza Italia ha detto che il salario minimo non serve, non siamo in Unione Sovietica. Beh, ha detto, scusi, proprio tecnicamente un'imbecillità. E sorprende che un ministro degli esteri non conosca fatti fondamentali, tipo che il salario minimo c'è a tutti i paesi del G7, quindi gli Stati Uniti sarebbero sovietici, la Francia è sovietica, la Germania che ha aumentato il salario minimo più volte perché c'è un problema dell'inflazione, che sapete quanto ha colpito l'anno scorso le persone più povere, cioè l'ultimo quintile si dice, cioè le persone che guadagnano meno, l'ha colpita al 17%, hanno avuto il 17% di inflazione. Tutti i paesi europei e occidentali hanno il salario minimo e stanno facendo questo lavoro. Quindi, a parte la grave ignoranza di Tajani su che cos'è il salario minimo, a meno di voler dire agli Stati Uniti appunto che sono neosovietici, c'è un tema di fondo. Il tema di fondo è che oggi hanno chiuso una cooperativa perché, proprio in queste ore, perché pagava i dipendenti sotto i 5 euro lordi l'ora. Questo riguarda non solo, anzi non una cooperativa, una società, riguarda tante cooperative che operano nel settore della vigilanza, dei servizi, eccetera. Allora, io penso che sotto una certa cifra non è lavoro, è sfruttamento. Questa cifra, per quanto ci concerne, è fatta con un ragionamento molto preciso e tecnico, che non le ripeto, ma che se vuole posso spiegare sì agli ascoltatori, è 1.200 euro al mese netti, che sono la cifra sotto la quale, se uno lavora a tempo pieno, non dovrebbe essere pagato. E questo c'è, certo, in tutti i paesi occidentali. Sì.